Iniziamo a montare uova, zucchero e scorza di limone. Ci aggiungiamo anche il succo di limone perché la voglio fare aromatizzata al limone. E continuiamo a montare bene il composto. Quando è bello spumoso aggiungiamo la farina con un pochino di fecola di patate. Naturalmente tutto setacciato e continuiamo a montare. Tenuto questo composto appunto. Adesso versiamo il composto nel latte caldo poco per volta e giriamo con una frusta naturalmente. E mescoliamo così da non formare i grumi e ottenere un composto bello liscio ed omogeneo. Ed eccola pronta, spettacolare! Guardate che spettacolo, pellicola a contatto. E la lasciamo raffreddare. Preparo la frolla con farina, zucchero, scorza di limone, uova e burro. E naturalmente il pizzico di sale. Aggiungiamo via via il burro a pezzetti a temperatura ambiente e lasciamo impastare bene bene. Frolla pronta, adesso la mettiamo in frigorifero a solidificare. Sei venuti a cavi. Forno, speriamo non si rompa. Guscio cotto, adesso lo mettiamo su un vassoio e incrociamo le dita. Adesso possiamo mettere la cremina su tutta la superficie, abbondante naturalmente. E adesso iniziamo la decorazione con un po' di fantasia e fortuna, diciamo. Ed eccola pronta, ragazzi. Da migliorare, ma sono contenta. Via. Ti è piaciuta la tortina della zia, amore?